Il 25 marzo del 2007 si è svolto a San Giovanni Rotondo il tradizionale pellegrinaggio dei gruppi di preghiera di Padre Pio d'Abruzzo e di Molise. Ad accompagnarli nella celebrazione eucaristica, Monsignor Michele Seccia, vescovo di Teramo Atri. Il celebrante, partendo dalla parola della Liturgia del Giorno, ha poi fatto riferimento ai peccati dell'umanità e al volto misericordioso di Dio riflesso in quello di Padre Pio. Se non rivediamo il nostro stile di vita, le nostre relazioni all'interno delle comunità, all'interno dei gruppi, movimenti, associazioni, perché assumano uno stile veramente evangelico come Gesù ci ha detto, non potremo diventare segni di speranza nel mondo. Non potremo essere segno di quella vita nuova che il Signore è venuto a donarci, di quella parola di verità che è capace di dare un senso nuovo alla nostra vita. Ecco perché la parola di Dio oggi, nel proporci questo episodio, grazie alla saggia pedagogia liturgica della Chiesa, ci propone questa prima lettura tratta dall'Antico Testamento. Non ve ne accorgete. Io faccio una cosa nuova. Apro la strada nel deserto. Faccio sgorgare l'acqua là dove c'è la rupe, dove non c'è vita e lì c'è l'acqua. Qual è questa novità? Chiediamocelo. È il racconto solo dell'esperienza dell'Esodo. È solo una forma poetica per dire quello che Israele ha sperimentato tanti secoli fa? No, cari fratelli e sorelle, la cosa nuova è questa parola che Dio ci dona quando diventa lezione di vita per noi. Quando ci rendiamo conto e lo sperimentiamo, che solo agendo in questo modo siamo discepoli entriamo nell'orizzonte di Dio viviamo pienamente il suo amore e siamo testimoni della sua misericordia chi riesce a vedere questa cosa nuova che opera Dio che è sua manifestazione di grande amore è capace di dire come San Paolo ecco tutto diventa secondario relativo tutto diventa addirittura una spazzatura perché ciò che Dio mi dice e ciò che Dio mi dà è essenziale per me ed è molto bello come proprio conclusione di questa riflessione Rileggere la seconda lettura ripensando al carissimo Padre Pio, che ha preso, potremmo dire, alla lettera questa pagina di Paolo, in tutta la sua vita, sperimentando da vicino il senso della passione del Signore, prendendo su di sé attraverso l'esercizio costante del delicato ministero della confessione, della penitenza, i peccati dell'umanità, delle singole persone, ma ridando alle persone questo volto radioso di Dio che è padre e che perdona. Mentre per sé ha tenuto la sofferenza, per sé ha saputo vivere giorno per giorno questo annientamento, come dice l'Apostolo, perché ha come unico obiettivo il mistero della passione di Cristo per la salvezza dell'umanità. Carissimi, raccogliamo ancora una volta l'insegnamento che ci viene dalla parola di Dio e dall'esempio vivente di Padre Pio. Sì, dico esempio vivente, proprio perché ci troviamo davanti a santi che abbiamo conosciuto, che sono del nostro tempo, sono a noi contemporanei. Ecco perché ci ha ricordato Giovanni Paolo II di venerata e santa memoria, la santità è possibile è la misura alta della vita ordinaria cristiana. E questa vita ordinaria cristiana noi la viviamo anche al telefono, la viviamo anche al mercato, la viviamo a scuola, cari giovani, la viviamo negli studi e nell'esercizio delle nostre professioni, quando la parola di Dio forgia non solo le nostre convinzioni, ma anche le nostre testimonianze. Allora la preghiera che veniamo a rivolgere per intercessione, la richiesta di aiuto, diventeranno veramente espressione di volontà che radicate nel Vangelo vogliono vivere il Vangelo e per essere aiutate, perché non è sempre facile, ricorrono all'intercessione dei santi.